possono diventare cittadini di Roma. Però c'è un punto debole, un problema demografico. Non ci sono donne. Per la penuria di donne, questa grandezza era destinata a durare una sola generazione. Allora Romolo inviò ambasciatori alle genti limitrofe per stipulare un trattato di alleanza e per favorire la celebrazione di matrimoni. Nessuno però vuol dare le proprie figlie in sposa ai romani e gli ambasciatori tornano a mani vuote. Così Romolo decide di procurarsi le ragazze con un trucco. Organizza una festa popolare con dei grandi giochi a cui invita i popoli vicini, tra cui i Sabini. Quando si è radunata una grande folla, Romolo va a sedersi in prima fila. È quello il segnale che i giovani romani aspettano per dare il via al ratto delle Sabine. Le stime sul numero delle ragazze rapite variano già nelle fonti antiche. Si passa da un minimo di 30 a un massimo di 683. Fatto sta che i Sabini, i padri delle ragazze, vengono disarmati e rimandati a casa, ma torneranno presto per riprendersi le loro figlie. Siamo venuti quassù, sulla terrazza del Vittoriano, perché da qua si vede molto bene tutto il teatro dell'azione della guerra che i Romani e i Sabini combattono per le donne. I Romani stanno là, sul Palatino, mentre i Sabini invece si sono impadroniti del Campidoglio, qui sotto. Le battaglie si svolgono in mezzo, nella Valle del Foro, e hanno un esito alterno. Alla fine però i combattimenti vengono interrotti proprio dalle ragazze Sabine, che nel frattempo sono diventate mogli e madri di Romani. Le figlie dei Sabini arrivarono correndo da ogni parte, con urla e lamenti, attraverso gli uomini armati e i cadaveri. Rivolte ai loro mariti, ai loro padri, alcune portavano con sé i bambini e chiamavano con nomi affettuosi ora i Sabini, ora i Romani. Allora tutti e due gli eserciti furono mossi a compassione. Questo gesto delle donne sabine riporta la pace e sancisce la creazione di nuove famiglie.